Cerchiamo di sviluppare questo tema da alcuni anni, dove parliamo di rifiuto, riciclo, riuso nell'ambito della moda, proprio per cercare di dare una mano alla tutela dell'ambiente e con un settore che in estrema difficoltà può oggi dare anche degli sbocchi innovativi. Cerchiamo di parlare ad una platea che non va solo alle imprese, non va solo agli imprenditori, ma va anche ai futuri imprenditori, che sono le scuole e quindi tutte le scuole, tutti gli istituti che oggi si trovano ad affrontare questo aspetto. Cerchiamo quindi di formare il futuro imprenditore del domani nell'ambito della moda, perché sappiamo che per noi resta un'eccellenza indissolubile e molto legata al territorio. Oggi, con tutte le difficoltà che ci sono tra guerra e pandemia, purtroppo ci sono delle restrizioni, delle limitazioni e purtroppo dei danneggiamenti nel settore che sono stati molto, molto rilevanti. E crediamo fortemente che la qualità dei nostri artigiani, abbinata a questi aspetti innovativi, possa dare uno sbocco anche futuro e che aiuti a migliorare la tutela dell'ambiente. Per il settore moda quanto è importante un momento di confronto come quello in programma venerdì mattina al Cineteatro Piceno? Per CNA Federmoda Marche, queste tematiche trattate nelle scuole di moda del nostro territorio è fondamentale proprio perché è un momento di contatto che parte proprio dal basso e che ci dà modo di fare un attimo il punto della situazione su quelle che sono le varie tematiche che vengono affrontate all'interno degli istituti e il tentativo di noi imprese, quindi appunto dell'associazione che io rappresento, è proprio quello di riportare la realtà, diciamo, i dati di fatto, quelle che sono le esigenze reali delle nostre imprese, delle PMI del nostro territorio. Ogni anno, ogni edizione, tentiamo di introdurre delle tematiche sempre più innovative. Abbiamo iniziato parlando appunto del protocollo Conosci quel che indossi per sensibilizzare i giovani alla lettura delle etichette, alla conoscenza della provenienza dei prodotti moda, proprio per rendersi conto della bontà della filiera che è alle spalle di ogni capo, per comprendere sia le dinamiche politiche, le dinamiche sociali e anche le dinamiche economiche. Sono molto felice proprio perché parleremo di blockchain. Secondo noi, tracciare la filiera in maniera certificata è sempre più importante, le nuove tecnologie devono essere portate all'interno dell'azienda, quindi vogliamo che i giovani riescano a comprendere appunto anche questa tematica per poter essere pronti per magari iniziare una loro attività oppure per aiutare le nostre imprese. Il nostro territorio si è proprio impoverito di laboratori, quindi di persone che avevano quelle capacità tecniche per produrre la moda, perché poi la creatività si deve tradurre in un prodotto concreto. E questo impoverimento ci ha fatto pensare che è giusto ritornare a riprodurre qua da noi, ma ovviamente l'impoverimento ha fatto sì che non ci siano più tecnici adeguati. La scuola in questa fase è importante che capisca che deve formare delle persone valide, ecco perché noi siamo disponibili a dare il nostro supporto affinché i ragazzi, inclusi nelle nostre aziende, riescano a percepire quello che è l'effettivo lavorare nella moda e poi possano creare anche dei loro laboratori, delle loro piccole imprese. Come CNA abbiamo questo impegno di creare valore aggiunto, quindi portare imprenditoria qua, imprenditoria sostenibile ed etica. La presenza e la vicinanza delle scuole anche al convegno hanno dato, ci sono numerose adesioni di scuole non solo dell'Ascolano ma anche delle Marche, ma anche dell'Abruzzo, testimonia come c'è fame di sapere, di imparare. E di tanti giovani che, ecco, hanno vissuto anche un periodo difficile, come tutti noi, con il lockdown, con il Covid e quant'altro. Quindi queste scuole tecniche che, ecco, venerdì parteciperanno, avranno modo di ascoltare da tanti imprenditori la pratica, quello che significa fare impresa, quello che significa costruire un prodotto e tutto quindi quello che c'è dietro a un prodotto che poi acquistiamo noi in un negozio, nelle attività commerciali.
e quindi noi dobbiamo esprimere, ecco, come amministrazione comunale, con il sindaco Fioravanti, tutti noi, questa gratitudine nei confronti del CNA, di tutto il mondo scolastico che si mettono in gioco e fanno sinergia affinché, come dire, dopo la scuola non ci sia il buio per questi ragazzi. Quindi questi convegni aiutano proprio pratici, aiutano queste nuove generazioni ad apprendere, e poi sicuramente ci sono anche stage, tirocini che affiancheranno gli studenti per crescere, per inserirsi poi nel mondo del lavoro.